Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 10. E la vidi lì, in piedi, che mi fissava. Mi fissava con una faccia che diceva: sto vincendo. Giulia, cosa vuoi da noi? Ve la siete cercata voi? Io eseguo solo gli ordini. Perché avete ucciso Mario? Mario? Ma chi è? Perché cazzo l'avete ucciso? Sapeva troppe cose quel disgraziato. Disgraziata sarei te, bambina del cazzo. Pensi che con le tue paroline mi offendi? Eh no, mio caro. Cosa vuoi da noi? Niente. Non sono io. Cioè? Te l'ho detto. Io eseguo solo gli ordini. Da chi? Dal mio capo. E chi sarebbe? Chiedi troppo, mio caro. Le domande sono: dove hai trovato le risposte? Scomparve nel nulla. Che palle sta situazione, non ce la faccio più, cazzo. Andai in cucina e diedi da mangiare a Teo, Perla e Kelly. Volevo sistemare le cose con mia moglie, ma non sapevo che fare. Andai in camera dove c'era lei. Amore, stai dormendo? No, perché? Boh, parliamo, ti va? Se insisti. Dai, amore, non essere incazzata con me. Ti ho detto solo la verità. Amore, non è che non ti credo, è che è tutto così strano. Lo so, amore, ma ho bisogno di te al mio fianco. Va bene, però mi dovrai spiegare tutto quello che succede. Domani ti racconto tutto quello che vuoi sapere. Amore. Sì, senti, è da un po' che ci penso. A cosa? Vorrei allargare la famiglia. Veramente? Sì, amore. Mi sedetti sul letto e lei fece lo stesso. La presi per i fianchi e la baciai. Quanto mi mancavano i nostri baci. Facemmo l'amore per tutta la notte. Amore, grazie. Grazie a te. È da tanto che non ci concedevamo un po' di tempo. Gli dissi guardandola negli occhi: amore, mi spieghi tutto quello che sta capitando? Prima facciamo colazione e poi ti dirò tutto. La baciai e andammo a fare colazione, e subito dopo scese anche mia figlia per fare colazione. Mi dispiace per mia moglie, ma tutta questa situazione gliela dirò molto più avanti. Finita la colazione, mia figlia si alzò dalla sedia per tornare in camera sua, come se avesse fretta di fare qualcosa. La lasciai andare, tanto ormai era sempre così. Non stava più con noi.